Eccoci qua, ben ritrovati ancora in diretta. Questo è Closing Bell by Le Fonti. Andiamo a vedere velocemente come si stanno comportando i listini europei ad un'ora dalla chiusura. Il DAX di Francoforte cede più dell'1%, CAC around 1,85% e il FTSE MIB 1,5% sotto la parità. Un'altra seduta molto difficile per i listini europei, tutto ciò ovviamente a causa della seconda ondata di casi Covid, nonostante anche, devo dire, delle trimestrali abbastanza positive per quanto riguarda il comparto bancario. Abbiamo visto oggi HSBC con utile molto importante, poi anche Banco Santander ha postato utile di 1 miliardo e 750 milioni. E non solo, vi faccio vedere velocemente Mediobanca, che tra l'altro cede più del 3%, Piazzetta Cucca chiude il trimestre con un utile di 200 milioni di euro, ben sopra le attese di 129 milioni di euro di Equitasim, ma in calo del 26% anno su anno per il minor apporto della partecipazione del 13% in generali. Però il dividendo, attenzione, perché il payout sale dal 50 al 70%, quindi è ciò che interessa agli investitori. Poi abbiamo visto anche BP, che fa parte del comparto oil and gas, che oggi è proprio disastroso a livello Italia. Stiamo vedendo comunque Saipem ed Eni cedere più del 2%, tutti e due. Però BP ha sorpreso anche con un ritorno inutile. E sì che è una sorpresa, un utile di 100 milioni di dollari, però comunque ricordiamo che lo scorso trimestre ha registrato delle perdite di 6,7 miliardi, quindi sempre meglio vedere utile anche se irrilevante. Andiamo a vedere velocemente come si stanno comportando anche i listini americani. L'S&P 500 cede lo 0,25%, Dow 150 4 punti, e il Nasdaq in rialzo dello 0,63%. In focus anche le trimestrali americane, e non solo, siamo anche a 6 giorni dalle elezioni. Ciononostante, ricordo a tutti che hanno votato per posta più di 60 milioni di americani. Allora, noi per commentare la chiusura odierna dei mercati siamo in compagnia di Pietro Cagli, Copernico Sim. Buon pomeriggio e ben ritrovato, Pietro. Grazie, buon pomeriggio a voi, ben ritrovati. Pietro, di solito noi partiamo sempre con un commento della parte migliore e della parte peggiore di questa seduta. A quanto pare, almeno da ciò che stiamo vedendo dai nostri grafici, la parte peggiore sicuramente sono le banche, le industriali e il comparto oil and gas. Invece la parte migliore oggi è Campari, che ha sorpreso con un utile molto molto buono. Qual è il tuo commento di questa chiusura? Sì, beh, giornata molto contrastata. Devo dire che questa mattina i listini avevano aperto con un briciolo di speranza anche sul settore bancario. Abbiamo visto un'apertura con il settore bancario e i principali banchi italiani in positivo. Devo dire che continuano ad aumentare i timori per l'aumento dei contagi e le possibili ricadute sull'economia reale e di conseguenza sui mercati finanziari. Una giornata che in Europa non ha dato buoni risultati. Ricordiamo ad esempio in Spagna la disoccupazione è salita con il dato intorno al 16,26%, quindi sicuramente non è un dato positivo. Anche l'inflazione in Francia è stata più 0,3 a livello mensile, meno 2,1 annualizzato, quindi tutti dati abbastanza negativi. È una settimana molto importante. Noi abbiamo valutato il listino italiano in maniera sempre abbastanza sottovalutata sui dati fondamentali, però diciamo che questa sottovalutazione in Europa forse è giustificata in questa fase. Il listino italiano, come dicevamo, bene le banche in apertura, peggio durante tutto il corso della giornata. Ci sono ancora ottimi spunti sul fronte delle valutazioni fondamentali. Devo dire che finché non arriva un rasserenamento sul fronte della percezione, quantomeno del prossimo futuro, ecco, difficilmente potremo tornare a livelli buoni, soprattutto sul listino italiano. Bene anche le trimestrali nel complesso, superiori alle aspettative. Devo dire che facendo anche una considerazione generale, anche le trimestrali americane non sono andate male, compatibilmente ovviamente a una situazione molto critica, e forse in questa fase bisogna tirare una riga e guardare a livello fondamentale cosa sta succedendo nel mondo. Abbiamo una capitalizzazione globale, quindi la capitalizzazione delle aziende a livello globale, che oggi quota circa 85 mila miliardi, il PIL globale che è anch'esso intorno agli 85 mila miliardi, quindi siamo 1 a 1, il mercato bond Cuba circa 55 miliardi, e gli aiuti promessi quantomeno dalle varie banche centrali sono circa 20 mila miliardi. Quindi devo dire che
La copertura in caso di flessione dovrebbe esserci da parte delle banche centrali. La crisi, la recessione probabile dovrebbe quantificarsi in circa 5-7 miliardi, mila miliardi, almeno queste sono le stime. Capiamo che il paracadute delle banche centrali dovrebbe essere sufficiente e io non escludo che nel prossimo futuro questa grande liquidità possa riportare positività quantomeno sulla parte equity, quantomeno sulle azioni. Forse il vero problema rimarranno le obbligazioni che in questa fase hanno meno possibilità di dare rendimento agli investitori. Pietro, vorrei focalizzarmi un attimo sulle trimestrali. Abbiamo visto comunque HSBC, e Banco Santander oggi, guidare il rialzo, ovviamente delle banche europee. In Italia è tutta un'altra storia. Abbiamo comunque visto anche Mediobanca, con un utile di 200 milioni, di euro, che non è male per questo trimestre. Qual è il tuo commento e che cosa suggeriscono i dati? Perché, come hai ben sottolineato, abbiamo visto stime migliori, scusate, utili ben sopra le stime, che non era una cosa anche troppo attesa, ecco. Sì, non è scontato, anche se il vero problema rimarrà probabilmente le sofferenze delle varie aziende, quindi i crediti dati in questi mesi alle aziende che molto probabilmente avranno un rapporto di copertura forse più basso rispetto alle stime. Forse c'era troppa positività nell'ultimo periodo. Avete citato le trimestrali delle banche, io mi ricordo anche settimana scorsa i buoni risultati di UBS, come sono stati ottimi i risultati di HSBC questa mattina. Utile, che è tornato a 3,1 miliardi, ovviamente siamo ben lontani dall'anno scorso perché anno su anno siamo in perdita, però devo dire che tutte le banche italiane, adesso vedremo le trimestrali italiane che per UniCredit Intesa saranno intorno al 4-5 novembre, anche Banco BPM dovrà aprirsi un grande risico europeo, questa è l'unica alternativa per dare respiro al settore. Devo dire che in questi anni, rispetto al 2008, in cui le banche erano il problema, il settore finanziario era il problema della crisi, la miccia che ha fatto scattare la crisi, in questo caso le banche vengono considerate o possono essere considerate un po' le salvatrici di questa fase di mercato. Vediamo anche possibile risico, Banco BPM, Crédit Agricole, se ne è parlato tanto, quindi costruire un terzo polo molto molto importante in Italia, ma la vera integrazione dovrà passare per il risico europeo. In Europa ci sono troppe banche rispetto ad esempio agli Stati Uniti d'America. Quindi la disomogeneità fiscale, anche la disomogeneità legale tra i vari paesi d'Europa potrebbe creare problemi nel prossimo futuro, ma io continuo a considerare il settore finanziario, il settore bancario, quello col maggiore upside, molto più degli industriali, molto più degli altri settori ciclici. Un ultimo aspetto, forse parlando sempre di settore finanziario, il risparmio gestito secondo noi può dare grandi soddisfazioni, perché con un'economia reale che patisce così tanto, la marginalità sugli investimenti per quanto riguarda appunto le società del risparmio gestito potrebbe continuare a essere importante. Quindi vedendo i conti passati, ma vedremo le prossime trimestrali. Oggi, ad esempio, abbiamo una Fineco in super spolvero, in una giornata molto negativa. Quindi questi piccoli segnali ci dicono che il risparmio gestito, per chi vuole un miglior rapporto rischio-rendimento, può essere una buona soluzione. Vorrei mostrare ai nostri telespettatori il grafico di BP, ovvero British Petroleum, fa parte di un comparto che ha sofferto tantissimo nell'ultimo periodo, ovvero mi riferisco al comparto energetico. Abbiamo visto un utile di 100 milioni di dollari, che è piuttosto simbolico, però ciò rispetto a una perdita di 6,7 miliardi di dollari nel secondo trimestre e 2,3 miliardi di dollari di profitto per il terzo trimestre del 2019. Quindi il comparto energetico è uno dei più colpiti a causa del Covid, a causa di tutto ciò che hanno comportato le misure di contenimento. Che cosa ti aspetti invece del comparto energetico, in particolar modo italiano? Vedremo le trimestrali di Eni, vedremo le trimestrali di Saipem, e così via. Quindi può essere, ecco, ci possono essere delle opportunità d'acquisto buone, visti anche i prezzi ben più bassi. Beh, avete citato BP, e devo dire che se guardiamo proprio il grafico è veramente un calo difficile da considerare, difficile da valutare. Io ricordo a inizio 2019 con una BP che quotava 550-560 pound in borsa, oggi quota
dovrebbe quotare sotto i £200 per azione. Devo dire che esistono tre grandi problematiche in questa fase per il settore, appunto. La prima è sicuramente l'incertezza sui consumi, che ricordo, se non ricordo male, qualche settimana fa il ministro russo ha dichiarato che probabilmente i consumi del 2020 saranno oltre il 10% rispetto al 2019, e questo era in tempi in cui il mini lockdown non era ancora partito, quindi probabilmente queste stime verranno riviste in maniera peggiorativa nelle prossime settimane. Secondo aspetto, abbiamo comunque molti paesi che hanno una produzione molto consistente, gli Stati Uniti in primis, la Libia ha triplicato la produzione giornaliera appunto di barili di petrolio. E terzo punto è l'aspetto economico che ci dice che in caso di recessione, anche se i consumi dovessero parzialmente ripartire nel breve termine, potrebbe esserci un fattore ciclico di calo della domanda. Quindi difficilmente, secondo noi, il petrolio potrà tornare intorno ai $50 al barile. Questo provoca a catena una serie di problematiche di marginalità anche per le aziende italiane. Io ricordo bene, Descalzi tempo fa disse che Eni era profittevole con un petrolio sopra i $40 al barile. Ovviamente è una situazione molto difficile. Eni in borsa ha avuto delle flessioni molto, molto importanti. Eni è un titolo che molto spesso tanti risparmiatori hanno in portafoglio. E nonostante alcune banche d'affari diano Eni a prezzi superiori rispetto a quello attuale, noi riteniamo che quel tipo di mercato sia molto difficile da sostenere. Un ultimo aspetto, secondo noi importante, è che la possibile elezione di Biden potrebbe spostare l'attenzione verso le energie rinnovabili, quindi non più sostenere l'estrazione di energia tradizionale, ma favorire l'energia rinnovabile. A quel punto solo le aziende che hanno saputo fare un grande passo avanti in questi anni potranno continuare a marginare. Devo dire che in questa fase il mercato, meglio, le aziende del settore petrolifero sono sicuramente sottovalutate sui fondamentali, ma questa sottovalutazione è più che giustificata da una situazione generale davvero molto, molto difficile. È presto per entrare sul settore petrolifero, nonostante la sottovalutazione. Infatti, parlando del settore petrolifero, vorrei solo riportare ai nostri telespettatori una previsione molto triste di Salah, il quale ha detto che il trasporto aereo tornerà a normalità nel 2024. Il comune di Milano, che tra l'altro è azionista di maggioranza assoluta di SEA, la società che gestisce gli aeroporti cittadini di Linate e Malpensa, vediamo tutti una serie di studi sul trasporto aereo e ci dicono che si tornerà al pre-Covid tendenzialmente nel 2024. Tanto, tanto tempo per il ritorno, ai massimi che abbiamo visto, perché ovviamente il trasporto era, uno dei comparti più profittevoli. Intanto ti chiedo un'ultimissima domanda, perché questa settimana c'è un appuntamento molto importante che le fonti, come sempre, seguirà, ovvero la riunione della BCE. Quali sono le vostre previsioni? Che cosa possiamo aspettarci, appunto, della BCE, di Lagarde e il suo board? Beh, sicuramente sarà una riunione importante perché poi quella successiva sarà probabilmente a inizio dicembre. Noi difficilmente, cioè pensiamo che difficilmente la Lagarde possa fare ulteriori mosse in favore del mercato. Probabilmente il mercato in questa fase dovrà scontare questa situazione difficile. È già stato fatto tantissimo a livello generale, come dicevo all'inizio. Il paracadute delle banche centrali cuba circa 20.000 miliardi e il problema sarà come spendere questi eventuali aiuti da parte dell'Europa sul fronte politico e come verrà riassorbita questa liquidità sul fronte dei mercati finanziari. Secondo noi è stato già fatto tutto quasi, ora la palla è in mano alla politica e questa è la questione forse più preoccupante in questa fase di mercato. Quindi non ci aspettiamo chissà quale exploit da parte della Lagarde, ma effettivamente speriamo che sul fronte politico possano farsi mosse per incentivare l'economia reale e trasportare in maniera più sensata, più congrua anche i listini verso un rialzo che sembra sempre meno probabile, ecco. Possiamo aspettarci qualche sorpresa,
dall'euro-dollaro, perché Pietro, vorrei ricordarti che il cambio euro-dollaro, soprattutto i livelli dell'euro, era uno degli argomenti principali durante l'ultima riunione della BCE. Sì, diciamo che l'aspetto valutario ora ha preso un'importanza fondamentale. Devo dire che da quello che possiamo immaginare, una probabile vittoria di Biden spingerà una politica a livello meno protezionistico. Trump ha sempre voluto un dollaro, ad esempio, molto molto debole. Sul fronte delle elezioni questo potrebbe cambiare leggermente lo scenario. Quindi sicuramente noi siamo tornati positivi sul dollaro e un po' ne più negativi sull'euro. Quindi, secondo noi, l'euro-dollaro è destinato a scendere, magari mirare nuovamente verso 1,14, 1,15, ma sotto l'aspetto proprio della valuta rimane strategica, ripeto, la politica dei vari paesi e ovviamente il tentativo di rendere più omogenee le politiche dei vari paesi europei. Ecco, questa è la nostra considerazione. Riteniamo che il dollaro in questa fase torni a essere sottovalutato. Grazie mille a Pietro Callì, Copernico Sim, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio. Grazie a voi, grazie, alla prossima. Allora, intanto il prossimo blocco ovviamente se